Un uomo a cui Dio offrì di chiedere ciò che volesse decise di chiedere saggezza per governare il suo popolo con giustizia e prosperità. Tuttavia, si perse nella sua storia per non aver utilizzato la saggezza acquisita, cadendo così nelle tentazioni del mondo, sposando più di 700 donne e avendo 300 concubine, ciò che sarebbe diventato in seguito la rovina del re di Israele di allora. Il re Salomone divenne ampiamente conosciuto nella storia per la sua incredibile saggezza, che impressionò il mondo del suo tempo, le sue ricchezze che lo resero il re più prospero di Israele, le sue grandi costruzioni, in particolare il Tempio di Gerusalemme, e anche per il suo numero assurdo di mogli. Nessun re biblico di Israele ebbe più donne di Salomone, furono 700 mogli e 300 concubine, numeri che intrigano molti lettori della Bibbia. Alcune persone, motivate soprattutto dalla peccaminosità dei loro cuori, guardano a questa quantità di matrimoni di Salomone come fonte di piaceri. Tuttavia, la verità è che questo fu la fonte della sua caduta. Le mogli di Salomone, molte delle quali frutto di matrimoni proibiti, furono al centro del fallimento che superò lo splendore enorme del suo regno. In questo video, scoprirai perché Salomone ebbe così tante mogli, chi erano queste donne e quale fu l'impatto di queste relazioni sulla sua vita. Insieme, capiremo, da questo momento in poi, tutto ciò che la Bibbia dice riguardo alle 700 mogli e alle 300 concubine del re Salomone. La prima cosa che dobbiamo capire è che le mogli di Salomone erano per lo più principesse straniere che il re di Israele sposò come parte di alleanze politiche con nazioni vicine. Sebbene questa strategia fosse comune nell'antichità per stabilire trattati di pace, portò gravi conseguenze spirituali per Salomone e per il regno di Israele. Nel tempo dell'Antico Testamento, era comune per re e leader avere molte mogli e concubine. Questo comportamento era comune in varie nazioni antiche. Inoltre, ci sono registrazioni di re dell'antichità che ebbero molte più donne di Salomone, superando le 2000 mogli e concubine nei loro regni. In Israele, questa pratica di avere più di una moglie, sebbene non fosse lo standard ideale stabilito da Dio fin dall'inizio, era tollerata e persino regolamentata in certi aspetti dalla legge mosaica. Il re Davide, padre di Salomone, ebbe molte mogli e concubine, ed è possibile che Salomone ne abbia ereditate alcune come parte dell'harem reale. Questo comportamento caratterizzò anche la vita familiare del re Roboamo, figlio di Salomone, che ebbe 18 mogli e 60 concubine. Comunemente, le relazioni reali con molte donne erano alleanze matrimoniali che facevano parte delle strategie politiche del regno. Ovviamente, Salomone utilizzò ampiamente questo tipo di risorsa per espandere il suo regno e rafforzare la sua diplomazia. Una prova di ciò è il fatto che durante il regno di Salomone, il regno di Israele praticamente non dovette affrontare minacce esterne significative. Tuttavia, la Bibbia sembra anche indicare che i matrimoni di Salomone non avevano solo scopi politici. Lo scrittore biblico del primo libro dei Re, capitolo 11, registra che il re Salomone si unì alle sue donne con amore. In altre parole, apparentemente Salomone nutriva almeno qualche tipo di sentimento carnale verso le sue mogli e concubine. In altre parole, sembra che, se da un lato Salomone si sposava per ragioni politiche, d'altro canto si sposava anche per desiderio, al punto che il suo coinvolgimento fisico ed emotivo con queste molte donne lo fece dimenticare del Signore. Nonostante la Bibbia registri che Salomone ebbe 700 mogli e 300 concubine, curiosamente, solo una di esse è citata nel testo biblico, Naama, una donna ammonita. La maggior parte degli studiosi concorda sul fatto che Naama fosse probabilmente la prima moglie di Salomone, poiché fu la regina madre di Roboamo, il principe ereditario di Salomone, nato prima che egli assumesse il trono di Gerusalemme al posto di Davide. Successivamente, la Bibbia menziona che Salomone si sposò con la figlia del faraone d'Egitto. Il testo biblico non fornisce il nome di questa donna né il nome di suo padre. Tuttavia, molti interpreti credono che questo faraone che divenne suocero di Salomone fosse probabilmente uno degli ultimi faraoni della 21ª dinastia egiziana. Le altre mogli di Salomone erano donne di varie nazionalità. Il racconto biblico informa che Salomone amò molte donne straniere, oltre alla figlia del faraone d'Egitto, come donne moabite, ammonite,
Edomiti, Sidonie e Etei. C'è anche una discussione tra gli studiosi sulla donna sulamita che, insieme a suo marito, è protagonista del testo poetico del Cantico dei Cantici di Salomone. Poiché la posizione più ampiamente accettata nella tradizione giudeo-cristiana sostiene che Salomone scrisse questo libro, molti comprendono che il suo testo descriva l'amore romantico tra Salomone e la sua moglie più amata. L'identità di questa donna misteriosa non viene mai rivelata nel testo biblico, e viene semplicemente descritta come una giovane del campo. Tuttavia, alcuni pochi studiosi interpretano questo testo poetico in modo diverso e vedono tre protagonisti nel libro: la giovane sulamita, un pastore e un re. Questi studiosi sostengono che, se ciò fosse corretto, il re citato nella poesia sarebbe stato una sorta di intruso nell'amore vero tra la giovane del campo e il pastore. Se si comprende che Salomone era questo re, allora il suo amore per la donna sulamita sarebbe stato più un sentimento non corrisposto. Ad ogni modo, la comprensione più comune è davvero che lei fosse la donna che Salomone amò di più tra le sue 700 mogli e 300 concubine. Ma, nonostante questa quantità di donne, c'era un'importante avvertenza contro la moltiplicazione eccessiva di mogli in Israele, specialmente per i re della nazione. Come leggiamo nel Deuteronomio, capitolo 1, versetto 17, Salomone, senza dubbio, fu il re che disprezzò di più questa avvertenza divina. Inoltre, c'era anche un chiaro divieto riguardo ai matrimoni stranieri all'interno della comunità dell'Alleanza. Ciò significa che il matrimonio con donne straniere non doveva essere adottato tra il popolo di Israele. Questa, tuttavia, fu un'altra raccomandazione divina che Salomone ignorò. Il divieto contro gli stranieri in Israele aveva a che fare principalmente con il pericolo che gli israeliti si corrompessero spiritualmente seguendo altri dei. Questo pericolo era reale, e sfortunatamente, gli israeliti caddero in questo tipo di errore molte volte lungo la loro storia, come quando furono attratti dall'immoralità moabita ancora ai tempi di Mosè. Le molte mogli di Salomone non erano solo numeri nella sua corte, esse giocarono anche un ruolo significativo nella sua vita e nelle sue decisioni. Le mogli straniere di Salomone introdussero in Israele le loro pratiche religiose pagane e nel tempo influenzarono Salomone a deviare da Dio e a costruire altari per dei stranieri. Ciò significa che egli non solo tollerava l'idolatria delle sue mogli, ma partecipava anche alle loro pratiche pagane. Salomone seguì divinità come Astarte, la dea dell'amore e della fertilità del popolo di Tiro e Sidone, e Milcom, il dio nazionale di Amon. Queste divinità erano spesso associate a rituali degradanti, immorali e abominevoli che potevano coinvolgere persino sacrifici umani. Il re Salomone, permettendo e partecipando a questi rituali, non solo disobbedì al Signore, ma mise anche a rischio l'integrità spirituale dell'intero regno di Israele. Salomone, che un tempo fu benedetto con una saggezza ineguagliabile all'inizio del suo regno, permise che il suo stato spirituale interiore fosse corrotto. Il suo matrimonio con donne incredule fu una chiara violazione della legge divina, e questa disobbedienza ebbe conseguenze devastanti. Il suo cuore, che un tempo era completamente dedicato al Signore, divenne diviso. Questo distacco di Salomone dal vero Dio lo portò all'idolatria e all'apostasia, e ciò successivamente risultò nella divisione del regno di Israele durante il regno di Roboamo. Salomone, indubbiamente, fu uno dei re più saggi, prosperi e potenti che il mondo abbia mai visto. Tuttavia, ironicamente, si dimenticò che la vera essenza del successo del suo regno non stava nella sua conquista materiale, ma nel suo impegno spirituale verso il Signore. Salomone permise che il suo amore carnale per le sue mogli incredule superasse il suo amore per Dio. La Bibbia non nasconde le debolezze e gli errori dei suoi eroi. La storia biblica è piena di esempi di grandi uomini che sono falliti, e Salomone non è stato un'eccezione. Fu uno di quelli che ebbero un inizio promettente e una fine malinconica. Dio, nella sua giustizia, permise che avversità sorgessero contro Salomone come risultato della sua disobbedienza. Tuttavia, la misericordia di Dio prevalse. Nonostante il fallimento di Salomone, per amore di Davide, Dio promise di non togliere il regno di Salomone durante la sua vita e che la dinastia di Davide sarebbe stata preservata. Considerando tutto questo,
La storia delle mogli di Salomone può servire a un fine pedagogico e insegnare ai lettori della Bibbia che le loro scelte, specialmente riguardo ai loro rapporti, hanno conseguenze durature nelle loro vite. Il saggio autore del capitolo 18 del libro dei Proverbi, che potrebbe essere stato lo stesso Salomone, scrisse che chi trova una moglie trova qualcosa di eccellente e riceve dal Signore. Se è davvero Salomone che scrisse queste parole, allora in un momento avrebbe capito che non aveva bisogno di 700 mogli e 300 concubine, gli bastava solo una, in una relazione benedetta dal Signore. In ogni caso, se avesse seguito questo consiglio per tutta la sua vita, forse non avrebbe mai dimenticato che la vera forza e il successo di un uomo risiedono nella sua fedeltà a Dio. Riflettendo sulla affascinante storia del re Salomone, siamo ricordati che anche i più saggi e potenti possono cedere alle tentazioni della vita. Salomone, con la sua saggezza ineguagliabile, permise che i suoi desideri terreni oscurassero il suo impegno spirituale. La sua traiettoria, piena di trionfi e fallimenti, serve come un avvertimento senza tempo per tutti noi, indipendentemente dall'età. In questo mondo moderno, dove le scelte personali spesso plasmano i nostri destini, la storia del re Salomone ci invita a riflettere sulle decisioni che prendiamo nei nostri rapporti e impegni. La ricerca di un equilibrio tra le responsabilità terrene e l'impegno spirituale è un viaggio continuo. Conoscevi già l'affascinante storia del re Salomone e delle sue molte mogli? Condividi nei commenti qui sotto. Se non eri ancora familiare con questa parte della storia, qual è stata la tua reazione nel scoprire di più sulle scelte e conseguenze del re più saggio di Israele? Per la tua attenzione, grazie.